Ciao, bentornato, benvenuto su Pensiero Non Lineare. Sono la dottoressa Di Maio, psicologa clinica, e sono molto lieta di essere anche oggi qui con te per continuare un po' insieme questo viaggio alla scoperta della psicologia. Il viaggio di oggi sarà un viaggio, spero insomma, interessante, che girerà intorno in realtà a qualcosa di molto sicuramente affascinante da quello insomma che vedo, che è in particolare una tecnica, l'uso di un qualcosa, di un oggetto, di oggetti ben specifici che possono essere fatti in terapia. Mi riferisco alle marionette. La marionetta quindi che può diciamo essere, e soprattutto per la maggiore quella che noi magari utilizziamo in terapia, sono quelle manipolabili sulle dita, quelle piccoline. È un qualcosa quindi, come dicevo, di molto affascinante, però è diciamo, una tecnica ben specifica che viene utilizzata all'interno poi delle nostre terapie. Quindi non è un qualcosa in cui ci si può improvvisare, nonostante, come dicevo, possa essere diciamo, qualcosa di molto affascinante e anche ludico. L'uso che viene fatto, come a breve vedremo, delle marionette appunto nel nostro setting terapeutico, è un qualcosa di molto diverso dal semplice, diciamo, gioco che può essere fatto con questi oggetti. E allora, che cosa accade nello specifico quando noi in terapia utilizziamo le marionette e che cosa accade quando l'inconscio è scena? Nel corso quindi di un supporto psicologico può accadere che un bambino, un adolescente o un giovane adulto vivano una difficoltà nel verbalizzare un certo tipo di contenuti. Di contenuti quindi appunto inconsci, così difficili da pensare, così difficili da essere cacciati fuori. E quindi magari noi possiamo appunto utilizzare degli strumenti, come dicevo, degli strumenti manipolabili che sono appunto queste marionette. Un oggetto esterno quindi potrebbe essere utile, potrebbe servire a sciogliere questi nodi così difficili appunto da non riuscire proprio ad essere pensati, detti e verbalizzati. La terapia con le marionette affonda, diciamo, le sue radici sui principi della psicologia dello sviluppo di Jung, dove però va fatta una differenza. Mentre per Jung il contenuto e i conflitti vengono recitati e analizzati verbalmente, quando noi utilizziamo le marionette nella terapia con questi strumenti, ci si incentra sul gioco e sul fatto che appunto come vedremo, questi oggetti vengono manipolati e servono da tramite proprio per poter far fuoriuscire i propri contenuti inconsci. Utilizzare quindi questi piccoli oggetti che possono essere manipolati consentono una manipolazione di un contenuto intrapsichico interno che viene cacciato fuori, come ho detto appunto poc'anzi, all'interno della dinamica duale che viene a crearsi tra il terapeuta e il paziente, all'interno quindi della dinamica transferale. Accade quindi che i bambini e gli adolescenti che vanno a sperimentare questi strumenti vivono una sorta di controllo e di padronanza di quel contenuto invece che appunto li spaventava, li terrorizzava così tanto da non poter neanche essere pensato e detto. Riescono quindi in questo momento a dare un nome alla propria emozione. Attraverso quindi il meccanismo della proiezione, il bambino riesce a proiettare su e nella marionetta, nella figura che è stata scelta, quei contenuti così difficili, così spaventanti. La marionetta in questo caso può essere, diciamo, uno strumento più o meno strutturato, nel senso che può già di per sé indicare magari un'etnia o un ruolo magari sociale, può ad esempio essere appunto francamente una principessa oppure essere meno strutturato. In generale infatti si tende a preferire innanzitutto ad avere un grande numero diciamo di strumenti tra cui scegliere, abbiamo all'incirca una ventina appunto di marionette, e si tende a preferire appunto degli strumenti che non siano troppo strutturati, nel senso che se noi abbiamo palesemente una marionetta che è Cenerentola, ovviamente il bambino tenderà maggiormente ad indicare, a raccontare una storia o anche l'adolescente incentrato sulla figura di Cenerentola, e quindi è importante che vi sia il corrispettivo di una figura femminile, di una figura maschile, che vi siano degli animali e quindi che non vi sia proprio un'indicazione troppo rigida e troppo ferrea del fatto che quella marionetta sia la principessa X, quello sia il principe Tot e così via. E quindi appunto tendenzialmente che cosa accade con le marionette? Perché sono uno strumento così importante e così potente? Perché innanzitutto attirano molto l'attenzione, quindi spesso accade che soprattutto quei bambini che arrivano, che magari sono i cosiddetti, visto che comunque c'è una facilità nell'etichettamento, soprattutto in alcune situazioni magari scolastiche, gli iperattivi, no?
invece riescono ad essere attirati da questi strumenti così particolari, anche perché quei bambini che io definisco spesso bambini app, appunto, che sono tanto presi invece dai circuiti e da giochi online, quando vedono questi strumenti così piccoli, così interessanti, così colorati, sono subito attratti e spesso danno invece delle storie e raccontano. Danno appunto dei resoconti un po' del loro mondo interno molto molto interessanti, spesso sono terrorizzanti, spesso sono angoscianti, spaventosi, spesso sono eccentrici, sono bellissimi sicuramente a prescindere, infatti l'uso della marionetta è molto 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 interessante. È capitato anche ad esempio di un ragazzo in cui un giovane, appunto, un adolescente, diciamo, non posso appunto scendere troppo nel dettaglio, che aveva proiettato su una marionetta il proprio dissenso verso la perfezione di un canone che era inesistente, che lui a detta sua non avrebbe mai avuto. E questo ragazzo, con un morso, ha staccato la testa a questa, diciamo, marionetta che era una figura femminile indicativamente, appunto, avrebbe potuto essere magari una principessa, quindi molto appunto perfetta. Con un morso ha reciso la testa della principessa, analogamente a quel taglio netto e secco che lui aspettava, insomma, gli venisse fatto a quel genitale che non gli apparteneva e che non gli sarebbe mai appartenuto. Bene, anche per oggi il nostro viaggio è giunto al termine, spero che sia stato di tuo gradimento. Se ci sono curiosità, feedback o vuoi interagire con me, puoi lasciarmi un commento, sarò ben lieta di risponderti. Ti invito a seguire il nostro canale YouTube se ti va, oppure a cercare i nostri podcast online in viaggio con la psicologia che trovi su Spotify o le più comuni piattaforme di podcast online. Per il resto ti lascio con il motto del nostro canale che è finisce bene, perché comincia male. Ti invito a sorridere sempre e ci vediamo per un prossimo approfondimento. Grazie ancora per il tempo che mi hai dedicato, alla prossima!